Continuiamo col nostro percorso Be Art and Digital, con cui promuoviamo l'arte attraverso il digitale e dopo l'artista TV Boy, oggi vediamo protagonisti l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, che insieme a noi ha realizzato questo progetto pilota e per la realizzazione di un brano che sarà dedicato a Beantec per i suoi 20 anni e sarà eseguito in una modalità molto originale. Oggi noi abbiamo organizzato la Beantech dividendola in stanze dove sono stati inseriti tutti gli apparati tecnologici che servono per far eseguire questo brano. È un brano che sarà eseguito in maniera sincrona, live, però ognuno sta nella propria stanza e poi sarà sincronizzato attraverso gli strumenti che comunque noi quotidianamente utilizziamo per la gestione dell'ufficio come Microsoft Teams, con il supporto poi di tecnici per la parte audio. Siamo molto felici di essere qui oggi nella sede di Beantech a Udine per presentare questo progetto pilota che è frutto di una collaborazione, di un progetto condiviso fra due imprese, un'impresa tech e un'impresa culturale. È un progetto pilota in cui la tecnologia non è un mezzo per trasferire l'arte, ma diventa proprio parte integrante dello spettacolo stesso. È una tecnologia che permette di fare un evento live, quindi è anche una necessità che è stata imposta dalla pandemia. Tutti noi abbiamo fruito contenuti culturali grazie alla rete, grazie al digitale. Noi oggi proponiamo questo progetto pilota di un evento live però in connessione. È un modo nuovo di comporre ed eseguire la musica, un approccio 2.0 appunto della cultura. Il compositore Mario Pagotto ha quindi reso l'idea di questo progetto appunto far but near, lontani ma vicini, in modo che gli strumentisti vadano a comporre un brano sinfonico, un brano per orchestra, pur essendo isolati in diverse stanze, in diverse postazioni.